siamo qui anche però per ricordare Lillo Iari, che è venuta a mancare all'improvviso di un male fulmineo, ci ha lasciato senza la possibilità neanche di salutarla, e vorremmo farlo oggi, per cui uniamo oggi un momento di festa, che è questa, la riapertura al pubblico di questa opera straordinaria che rende Volandia un museo unico al mondo, ma facciamo anche un momento di ricordo di Lilla, che aveva voluto qui questa installazione e tutta la donazione. Però non posso, Giacomo, non dare atto di alcune cose che riguardano questa installazione. La città ideale si chiama così perché è una città pensata senza motori a scoppio. E Francesco Iari pensò questa cosa 60-70 anni fa. Cioè un mondo in cui non c'è un inquinamento dovuto alla combustione. Oggi parliamo di green, parliamo della necessità di diminuire le emissioni atmosferiche. Francesco Iari ce l'ha pensato 70 anni fa. Grazie di essere qui. Quella sua commozione un po' adesso passa a me, vabbè. Però devo dire la verità, Volandia è il posto che mio padre forse sarebbe voluto essere qui tanti anni per divertirsi, per giocare, ma per fare cose reali. Per me, devo dire la verità, a livello di famiglia ho avuto un padre, una madre, una sorella eccezionali, e molti di voi li hanno conosciuti. Mia sorella, scusate, c'era sempre. E adesso non vederla è veramente pesante. Tutti sanno quanto eravamo legati. E mia sorella quasi forse ancora di più verso di me. Però torniamo a queste cose e parliamo delle cose belle. Questo plastico, proprio perché ho detto che mia sorella era l'eterno Peter Pan, è ancora più la sua dimensione, confronto ai treni veri e ai mezzi veri. Io invece sono un po' più con i piedi per terra e quindi vedo di più le cose reali, ma perché eravamo diversi in questo. Però questa realtà, e quando mi è arrivata la vostra proposta di dedicarla a mia sorella, la Francesca lo sa, va. E quindi grazie. Poi, in più,